ragazzi, siamo appena arrivati. Avrei preferito anche qualche ora di luce. Quindi il cambio luce. Però impegni lavorativi, ora fa buio pure prima, perciò ci accontentiamo. Il BB c'è, l'americano c'è e l'arenicola l'abbiamo, perciò. Eppure il coreano! Ah vero, hai sotto la lampadina? Come? Abbiamo pure il coreano, cioè, poi facciamo pezzoncino di coreano. Qualche tipo di innesco vai saso, Sì, facciamo gli inneschi quelli. Il vai saso. Quelli volgari. A lavare in metana. Quelli volgari, sì, tipo il sigioa. Bibbia americano coreano. Chi? Sigioa, la quaruma e mea cosa. Ora va a spiegarci che cos'è, Allora, sono frattaglie nostre, tipiche del nostro street food. Quindi un sigiola. Dovrebbero essere, anzi le, sono le anteriori del... sono le budella. Budella sono le budella, le budella. Dico fa schifo detta così, ma però sono budella, ma solo ciavolo, solo l'odore ma dei pizzi. Poi abbiamo la caldume, che sono le interiore. Vabbè, però la caldume pure a nord si mangia, e non lo so, io non ci abito al nord, quindi non li conosco. La caldume è un insieme di interiora. Sì. Bello cozziniero. Diciamo che. Cos'è lo zeniero? Trattato in maniera. No, facciamo bene. La meusa è la milza, la classica milza. Cotta con. Assieme, però va messo assieme al polmone. Vabbè, street food tipico palermitano. Niente, ragazzi, per chi non è venuto a Palermo, venite qua. Allora facciamo leccare l'ugnari i piedi. Permetti che mi monto il travabandiera. Va bene ragazzi, tu hai lanciato tutte e tre canne. Io ho già tutte e tre canne apposta. Mi fa lanciare la voce. Grazie. Va bene ragazzi. Vai. E ciao a te, finalmente in pesca. Salve. Ma infatti ci fa male la mamma. L'ha fatto vecchiare Iaddo. Come stai? La terza dose male. Ah vero, si è fatta la terza dose, picciò a te. E chi ne ero l'ora? Vabbè, dai, ora te ripigli. Con una bella pescata. A me, alla dire. Già, respirare l'aria di mare com'è? Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Bene. Bene. Pisci a te. Ne siamo a 20 anni. Montiamo. Oh, da guardare la lampadina, messa tutta tuaita. E vabbè. Ho giusto questa lampadina. Ora andai ci sia. Deve essere... Ciao! Ciao! Pesca di oggi ragazzi, americano pitone, bel bibbino, e poi abbiamo anche l'arenicola. Vorrei ringraziare per questa esca Alessandro Terranova e Giuseppe Amorello di Passione Pesca. Bella americano ragazzi. Ragazzi, mini trap, montatura classica, con 2 metri di full carbon 0,28, bibbino, e ora ce la lanciamo ragazzi. Il mare è spettacolare. Allora ragazzi, qua ho fatto uno short rovesciato, bracciolo alto, con un bel pezzo di americano, e ora ce la lanciamo. Allora picciuate, siamo con costando cane, ti fa malati, no, io ho troppi capelli, mi vanno davanti agli occhi. Capelli grassi? No. Capelli secchi? No. Capelli... No. Sopracciglia? Sì. Il primo shampoo per sopracciglia. Scillians. Dona alle tue sopracciglia corpo e volume, per uno sguardo profondo e lucente. Quindi... Dove ne vanno a preparare le cose? Sì, in effetti sì. Allora, che stai preparando? Già due canne le hai lanciate, vero? Già sono due canne, le ho lanciate. Una con doppio bibbio, tutte e due mini trave. Sì, ma guarda la televisione, però. Devo guardare la televisione? Certo. Allora, non ti avvicini perché mi annoio. Ma ce n'è soltanto uno? Perché uno lo gira voi. Ah, ok. Allora, le prime due, entrambe mini trave, per ora sì. Una doppio bibbio. È una BB singolo solitaria. E ora? Ora la terza, ora vediamo, un trave a bandiera sicuramente, e proviamo la renicola, anche perché dico già siamo quasi addirittura d'arrivo con l'orario, e vediamo se qualcosa si comincia a muovere. Va bene. Va bene? Ne vediamo dopo. Ciao. Ciao. Bye.
lui. Vai ragazzi, canna spiombata. La canna che si è lasciata mio padre, vai. E se la appiccherito. Chiudi la frizione leggermente. C'è? Vai, vai. Chiudi poco poco la frizione. No, scegli la così, se la sto tirando. Ok, perfetto. La mangiata è stata bella, eh? Sì, sì. Guardiamo il vettino, ragazzi. Tenere la canna alta qua sotto, non te lo dimenticare. Vettino, si vede che le testatine le dà. Con calma che già sei qua, eh? Tieni la canna alta, Pietro, alza. Vai papà, dai, lo facciamo confondere, vai. Recuperatela come vuoi. 0,28 bracciolo. Com'è che senti? Va bene, allora c'è. Per me è aiola per la mangiata. Sì, poi può anche darsi. Siccome che è un'aiola di buona dimensione. Cos'è? No, un grugnitore, ragazzi, niente, un grugnitore. Niente, ora questo lo liberiamo perché è piccolino, ragazzi. Però già, dai, mezz'oretta che siamo qua. Dai. Falso allarme, ragazzi, con il bibi. Un grugnitore. Ora lo liberiamo, dai. Andiamo al rilascio. Dai. Mio padre ha scappottato. Anche se non è quello che speriamo, però già. L'importante è che si. Allora, ragazzi, è arrivata l'ora della pappa. Abbiamo chiamato a Giassitti e benvenuto capitano Numancier. Nippo dice dove siete? Dai, che sapore tu? Dai, che sono sapore? Dai, che sono bianco. Va bene, ragazzi, noi mangiamo. A favorito. Ok, ragazzi, ora proviamo la ranicola. Vediamo i risultati. Una ranicola di ottima pezzatura, dai. Abbiamo ritirato l'esca pulita. Ok, ragazzi, ora proviamo questo innesco americano e coreano. Vediamo che frutti può dare. Ora se la lancia mio padre. Se la lancia o zio Piato. Va bene, perciò te ne faremo ruappo. Sempre sullo short rovesciato. Qua c'è una bellissima risacca. Cos'è, compa? Un saragotto. Niente di particolare, ragazzi. Niente di che. Pronto per il rilascio. Sì, ragazzi, ora questo lo liberiamo. Visto che ha ingoiato. Si taglia. Tagliamo. E speriamo che torni presto. Cosa c'era qua, Nicola? Sì. Andiamo. Okay. Fammi a prendere la nonna. Canna spiombata, ragazzi, di Roberto. C'è. La canna è inguppata. Sarà qualche aglio. Però qualche cosa inizia a muoversi. Bella piega. Sì? Ecco qua. Dai, va, tira. Bella, Iuluni, bello, è un miro. Bella, ragazzi. Bella, Iola, bella. Ragazzi,
Bella, 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 bella. Aspetta. Colocca. Bella. Un po'. La forza. Però, no. Questa è flotterata. Qua. Bella aiola comunque. Chissà bella. Un bello cane. Metti la vicino. È la salente. Ma ti faccio la foto, compa, eh? Bello. Guarda, che bella viva viva, che ci va? E finalmente, ragazzi, bella aiola. Io faccio la foto a Roberto, dai. Ragazzi, altra, mamma mia, è bella, altra canna. Bella messa in candela. Io so candela, oh figlio zio Pasquale. E che ride. Ma sembra che non ci sia nulla. No, compa, prima ballariavano uno picchiato. Ma se c'è qualcosa di piccolo. Lo sai? Occhiata. Un'occhiata, occhiata. Occhiatina. Ragazzi, pescata finita. Terminata. Finita. Onestamente oggi ci immaginavamo una pescata più. Più proficua. Con più pesce, onestamente, però. Si sa, ogni pescata ha la sua storia. E ultimamente per noi ha soltanto una storia. Esatto. Pochi pesci o cappotto. Però ci proviamo anche col poco tempo che abbiamo. Tra lavoro, perché la meno niente. Tra lavoro, il brutto tempo che ha fatto brutto tempo, la Sicilia, niente, fra temporali, uragani, è successo un manicomio, ragazzi. Anzi, diamo un bacio ai nostri fratelli catanesi per quello che hanno subito. Però l'importante è che tutto finisce. Ripigliatevi! Nel modo migliore. E niente, ragazzi. Voglio fare un saluto a tutti i miei iscritti, anche se ora per il momento pubblico meno video, appunto per impegni lavorativi miei, di mio padre, mia, di Roberto. E niente, ragazzi, un bacio a Monica, a tutto il mio gruppo Surf Castellai Palermo. Iscrivetevi, vi raccomando, campanellina e like, dai. Sarà ragazzi. A dire buonanotte o buongiorno? Buongiorno, sono le 4. Per noi è una tantica buonanotte, per voi buongiorno. Mi ciao. Ciao ragazzi.